Il governo serbo ha proclamato Zasavica riserva naturale speciale di prima categoria, con cui sono stati messi sotto la tutela 1.800 ettari. Con la Convenzione sulla tutela delle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, più nota come la Convenzione di Ramsar, Zasavica è diventata uno dei 1.790 territori di Ramsar, che si distinguono su 145 milioni di ettari del pianeta. Il fiume Zasavica è lungo 33 km e attraversa la parte settentrionale della regione Mačva e la Vojvodina meridionale. Gli abitanti lo chiamano Pozzanghera per il suo aspetto, perché lungo l'intero corso è coperto da uno strato verde ricco di piante, in alcuni punti talmente denso che rallenta il corso del fiume. Questo è soltanto un'illusione ottica sulla superficie, perché le sorgenti sotterranee arricchiscono il fiume costantemente con l'acqua fresca. Una volta questo bacino era trascorso dal fiume Drina, poi dal Sava e oggi di nuovo dal Drina, perché le sorgenti sono collegate con questo fiume. La storia segna che in questi territori umidi della Mačva settentrionale, alcune migliaia di anni fa, le persone costruivano dei viali sui quali coltivavano le piante e così modificarono i corsi del Sava e della Drina e l'aspetto di questi territori. Il calmo e docile Zasavica, fiume della pianura, ha permesso la sopravvivenza al mondo animale e vegetale. Sono particolarmente importanti e rare antiche specie di relitti delle piante, come la Limfae alba e la Nymphae gialla, il ranuccolo, mentre nelle sue acque nuotano 20 specie di pesci, tra cui l'umbra europea. Si trova sulla lista rossa delle specie a rischio nel mondo ed è unico per la capacità di usare l'ossigeno atmosferico e così può resistere senza acqua per più di 10 ore. Nello scambio internazionale, come un dono delle autorità bavaresi, a Zasavica, come la prima dimora in Serbia, è stato riportato il suo abitante di una volta, il castoro europeo. Questo era un altro segno che l'acqua del fiume è pulita e non inquinata. Fra l'altro, a Srem, 3 secoli fa, c'erano tantissimi castori, sterminati all'inizio del secolo scorso a causa della caccia. Gli ospiti dalla Baviera si sono trovati bene a Zasavica e ci sono già diverse famiglie di castori che costruiscono i rifugi. Ogni anno sempre più turisti vengono in questo bene naturale per fare una gita, oltre che per il silenzio, la tranquillità e l'equilibrio naturale, il soggiorno a Zasavica resterà ricordato anche per il giro in barca e il foto safari. Bisogna menzionare inoltre che nelle carte dei Celti c'era scritto che questo era uno degli 8 luoghi nei Balcani dove vivevano i draghi. La leggenda dice che erano i custodi della natura. E noi aggiungiamo che qualcuno aveva veramente la forza di un drago nella conservazione dell'aspetto originario di questa parte della Serbia.